Un saluto a tutti a Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video. Siamo al quarto video speciale Labirinti di Danpei. Allora, ci rimangono un po' di labirinti da fare, ne faremo tre anche in questo episodio. Andiamo a costruire l'ocarina del labirinto. Allora, l'idea di questa forma mi è venuta guardando la tua carina. Tu mentre riempi pensa che stai scrivendo una canzonetta. In che tonalità e quale tempo la comporrai? Pur essendo poetico, va bene, niente di particolare. Ci dà un inizio a doppio. Ok, che andiamo a creare. Allora, partiamo con... Ah, ce lo dà già lui, così come ci dà... Ah, queste sono caselle già messe, così di default. Perfetto. Allora, possiamo andare a mettere il boss qua giù. Qua ci mettiamo un 1 con tesoro. A scendere. Questa. Dopodiché, puntiamo al nulla cosmico siderale. Allora, partiamo da qui. Angolo con il nulla qui. Poi cerchiamo di creare un tragitto, per esempio, semplice come questo, dove con questa scala noi andiamo direttamente al... Allora, togliamo questo. Direttamente al bosco ci mettiamo un vicolo cieco con tesoro, in modo che dobbiamo sviluppare soltanto tutto il resto. Allora, il fatto è che ci tocca andare lì. Allora, possiamo, qui ci vuole un po' di fantasia per fare questa cosa. Allora, iniziamo con un 4, con un 4 così. Poi qui ci possiamo piazzare uno di questi con nulla, tipo così. Qui ci mettiamo un 3 di questo tipo con niente di qua, qui un 3 di quest'altro tipo con niente di qua, qui una curva da 2 di così col niente ovviamente, poi qua un bel 4 4 così, poi piazziamo una curvetta di questo tipo con un tesoro. Vabbè, ce lo mettiamo, tanto qui ormai siamo già arrivati, dobbiamo farceli tutti, quindi non sprechiamo caselle, mettiamoci caselle con tesori perché tanto dobbiamo farceli tutti, quindi non c'è problema. E qui invece proseguiamo con questo qui sotto. Io direi di farlo concludere qua. Qua lo concludiamo con un niente, cercando di non doverci andare proprio. Cerchiamo di non doverci andare proprio qua sotto. Vediamo se riusciamo a piazzare tutto col niente. Esattamente tipo con questo boss, non ci sprechiamo caselle. Ok, quindi noi partendo ci facciamo uno a sinistra e poi andiamo... Oh, però qui sotto non va bene questo, ci vuole uno da 3. Ci vuole uno da 3, da 3 col niente e conclusione da 1 che non c'è con niente. Perché l'abbiamo già usato, possiamo metterci... Bella questa. Allora qua non ci spreco questo. Cerchiamo di creare tipo un vicolo cieco fatto di curve. Ad esempio.
La chiave, vabbè, ci mettiamo questa col boss qua. E ci mettiamo. No, la scala no. Che se no non me lo dà completo. Questo non vorrei che crea un qualche tipo di inghippo. Non dovrebbe. Non dovrebbe. Facendo questo, possiamo proseguire con un bel 3. 3 così, ci possiamo anche piazzare un tesoro, tanto dobbiamo fare curva, con questo la mettiamo qua. Qua ci possiamo mettere un boss, non lo facciamo. Scendiamo con quest'altro. E scendiamo dove possiamo mettere tranquillamente anche il tesoro. Qua potremmo concludere. Vediamo se si può concludere con qualcosa tipo del genere. Piccolo cieco. Andiamo a mettere da 2 vuoto. O volendo anche il tesoro. Poi. Così, anzi no, qua ci mettiamo da 3. Da 3 con un tesoro. Spero di non dover mai arrivare a quello con le sfere. Allora, adesso praticamente siamo partiti. Dobbiamo andare a completare questa parte sopra. Speriamo di ricordarci il tutto. Qui ci va un bel 3 rivolto verso l'alto. Non dobbiamo usare scale, quindi facciamo così, poi 2 curve, una, dato che di qua forse ci dobbiamo andare per forza, possiamo, allora facciamo niente, curva di qua, qui ci vuole un 3 però rivolto verso l'alto. Ci mettiamo questo con niente. Dopodiché possiamo scendere con un 2 in discesa col nulla, poi col nulla, niente scale. Qui ci mettiamo la chiave. Qui ci mettiamo invece curva, niente, e qui farei un 2, niente, un vicolo cieco. A questo punto gli facciamo fare il giro, vediamo che ci abbiamo di curvo dall'alto, cioè curvo dall'alto niente, quindi non ci costa nulla usarlo, e possiamo mettere un bel 3 così con serratura. Vabbè, sto boss ci vuole un nanosecondo a sconfiggerlo. Ok, quindi praticamente c'è un percorso che è subito di qua. Si può salire rapidamente, fare questa cosa qui, tornare indietro, percorrere questo, scendere e passare di qua. Ok, sperando di ricordarcelo, possiamo partire. Sperando veramente di ricordarcelo, perché è un casotto. Allora, andiamo prima di qua. Bomba. Partiamo così, bombettina qua. Poi apriamo lo scrigno. E ci dà già la prima chiave, probabilmente non ne avremo bisogno. Ora, sinistra, sotto non ci dobbiamo andare. Sotto non ci si va e andiamo direttamente di qua. Lì ci sono i tesori e qui possiamo andare praticamente su direttamente. Così, poi. Cioè, no,
posto, dobbiamo solo sconfiggere i pochi mob presenti. Ok, ora dobbiamo andare assolutamente su, quindi facciamo così, mettiamo il boomerang per distruggere questi cosi. Facciamo avanti e dietro. Dobbiamo schiacciare, ma prima di tutto andiamo sopra. Premo il tesoro, usciamo e rientriamo per abbreviare la tirata di quella cosa, quella leva. E pare che mi stia pungendo una zanzara. Che bello, è tornata l'estate. Allora, inutile rupia, tanto lo sappiamo che l'ultimo scrigno sarà quello che ci interessa a noi. Ok, perfetto, possiamo riuscire e andare a sinistra, come abbiamo visto una volta fatto questo, perché a destra non ci interessa. Quindi a sinistra buttiamo fuori questi due ciottoloni, ci prendiamo lo scrigno e proseguiamo spediti. Proseguiamo spediti verso di qua. Allora, schiacciamo il tasto, ci prendiamo il tesoro, easy, e proseguiamo ancora verso sinistra, mi pare. Vediamo un attimo la mappa. E no, a sinistra non c'è bisogno, possiamo andare giù direttamente. Andiamo giù. Qui c'è un tesoro invece. Qui c'è un tesoro. Uno e due. A posto. Adesso tutto a sinistra in basso. Sì. Credo. Non vedo l'uscita là, però sì. Deve esserci riuscita a bomba, ok. Allora, qua un bet. E di qua che ci sta? Ok, niente. Possiamo fare così direttamente. Andare di qua. Aia. Di qua. Ah, lì c'era un... Ah, sì, dobbiamo... Aia. Colpire con l'arco. Ok, facile. L'avevo mai messa questa casella. È la prima volta che la usiamo. Ho la chiave del boss, quindi possiamo andare direttamente al boss, che sta giù sinistra. Quindi, oh, sta pure saltato, ma niente. Pure saltato, ma niente. E andiamo serenamente, allegramente di qua. Ci riprendiamo i cuori. Questo mini boss, che vabbè, è giusto una formalità. A posto. E cosa rimane? Rimane giù? Rimane destra. Rimane destra, dove qui appare una scala. Se tiriamo a questi cosi, un bel vaso, e qui ci appare la nostra scaletta. Ci facciamo il sotterraneo. Speriamo un sotterraneo tranquillo. Sotterraneo tranquillo, a quanto pare. A posto. Collezioniamo tre chiavi, ma quella che ci interessa a noi è quella del boss, che andiamo semplicemente a fare con una spadata. E due spadate in arrivo. Due spadate in arrivo. Eccola. A posto. Primo concluso. Va benissimo. Andiamo a costruire il secondo. Vediamo cosa ci dà. Una mattonella.
Vediamo. Ah no, 300. Ormai ci sta sborsando 300 a botta. Allora, costruisco. Andiamo al successivo. Eccoci qua. Speriamo che poi non fa anche 2, 3, se no diventeranno 6.000 puntate di speciale. A casa degli Inox. Allora, da queste parti girano un sacco di Inox belli tosti. E non solo. Hai solo 3 minuti per finire l'esplorazione. E con questi bestioni non te la cavi troppo bene. Ti conviene tenere d'occhio i tuoi cuori. Ok. Molto molto semplice. Ma dobbiamo riempire tutto, no? Ok, ma dobbiamo riempire tutto. Ma davvero? Cioè, devo riempire tutto? È uno scherzo? Allora, qui è veramente allucinante. È proprio allucinante. Ci dà già un ingresso, ci dà già alcune caselle. Cosa facciamo? È un casotto qui, ragazzi. Allora, dobbiamo metterci un 3 con tesoro per forza, quindi lo mettiamo. Proviamo una cosa, due. Qui ci facciamo così. Poi angolino bello tranquillotto, tipo con un tesorino qui così. Facciamo un 2 col niente e un 1 con un tesorino. Possiamo partire? Ok, va benissimo. Allora, qui ce la potevo mettere anche da 2. Ci evitiamo pure. Andiamo da 2 così. Con tesoro. Facile, facile. A posto. A posto. 3 minuti. Cioè, mi sembrava assurdo che dovessi fare tutto il livello. Veramente allucinante. Allora, dobbiamo fare, sì, praticamente tutto il giro. Va bene. Ce la potevo mettere di là. Mi ridava qualche cuore, magari che perdo adesso. Mi ha sballottato. No. Ok. Avevo un po' troppa violenza, sapendo che tanto, oltre alla fatina, era anche soltanto un paio di colpi, due o tre colpi. Quindi, apriamo qui. Ok. 5 rupie, non ci facciamo un bel niente, anche perché ci sono pacchi di 300. Un altro bossettino, ma riesce sempre a chiapparmi, riesce sempre a chiapparmi, incredibile. Però non è un problema, ci riprendiamo sempre tutti i cuori. Qui non c'è nulla, andiamo sotto diretto. Uno. A posto. E di qua. Ok. Prendiamo questo. E let's go. Perfetto. Adesso che ci rimane? Un altro bossettino. Ci piazziamo qui nell'angoletto. Qua. A posto, facile facile. E non rimane, mi pare, che altro che il boss. Il boss. Ci prendiamo la chiave. Sì, è qui. Ovviamente il gatto non lo sentivate da un po'. Però è tornato in azione. Tornato in azione a fare un casino atroce. Che si sentirà sicuramente, perché già solo lui attiva il microfono. Quindi, e qua abbiamo questo tizio che, se non ricordo male, vediamo un attimo come si faceva. Bisognava schivare le sfere e metterci una bomba.
Ah no, non riesco a muovermi, ma che importa, tanto con quel coltellino non ce la farai a rompere la giana. Persino i muri di questa stanza sembrano più duri, quindi bisogna sollevarla e spaccarla contro il muro. Ok, la mia giara mi rende invincibile. Ok, lo vedremo. Allora, un momento. Ok, saltelliamo un po' qui, un po' lì. Ho preso un colpo perché dovevo vedere se stava registrando. Abbiamo quasi rotto la giara. Il giro. Spadatina. Ok. Rotta mi pare adesso un paio di spadatine. Com'era? Che non me lo ricordo. Vediamo un attimo com'è la situation. Ok, spadata semplice, niente di complicato. Anche se mi ricordo che ci sta questa palla di fuoco che è abbastanza, ok, abbastanza intima. Ma ci siamo riusciti senza problemi. Questo è stato abbastanza facile. Ok, altre 300, ci ricopre proprio, ci ricopre. E costruiamo. Costruiamo. E ci facciamo. Ricomincio dal via. Questi sono liberi, però evidentemente devo usare non riempire tutto, ma semplicemente finire, creare il percorso e basta. Senza troppe paranoie. Allora, possiamo a sto punto fare un percorso semplice semplice. Ragavi bene con l'abitatura, eh? In questa sfida devi collegare le scale e passare da quegli scrigni lontanissimi prima di arrivare al guardiano. Attento che sono 5 minuti per l'esplorazione. Questo guardiano è tosto e ti farà perdere parecchio tempo. Allora, quindi dobbiamo fare proprio, ragazzi, lo stretto indispensabile. Quindi, sapete che facciamo? Proprio una roba fast. Fast, fast, fast. Allora, qui ci mettiamo. E ci mettiamo. Beccatevi questa. Allora, qui sotto, così. Poi, questo lo ricollega qui. No. Allora, mettiamo qua sopra un vicolo cieco. Un scrigno semplice. Ok. Poi creiamo un devo fare una cosa proprio veloce. O di qua o di là ci metto per esempio, se questo è collegato qui giustamente mi fa quest'infamata. Posso, come si può fare? Vediamo un po'. Allora, intanto in uno per forza ci metto chiuso da un passaggio con scala singolo, così. Ok? E quindi se esaminiamo andiamo a vedere che io il vicolo cieco non lo metto su, lo metto di qua. Da 1 lo metto di qua il vicolo cieco e senza il tesoro. Poi se questo è collegato qui, che cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo girare subito cercando veramente di mettere tutto il più vuoto possibile giù. Senza proprio boss, senza niente. Così. Giù. Con tutto ciò che non c'è niente. Ed è, deve essere anche veloce. Quindi questo. Questo.
Per collegarlo lì dobbiamo fare almeno una curva. Almeno una curva senza niente. Però non mi deve nemmeno chiudere con le mattonelle. Proprio che non ci deve sta niente. Niente. Oh oh. Tipo. E qui ci mettiamo una scaletta da 1. Da 1 scaletta facile. Tipo così. Già esposta. E qua farei piuttosto. No, così. Andiamo a esaminare al momento, è così, quindi facciamo una curvetta. Curvetta col nulla perché si salta, quindi questo praticamente è come se non ci fosse niente. E qua andiamo a completare con scala. Scala facile, è così. Che cosa non gli va bene? Cosa che non va bene? Perché non sono collegati? Ci sono delle tasselle, dei tasselli non collegati. Perché? È collegato. Ah no, non è collegato un bene amato, niente. Perché qui non può essere un vicolo cieco. Perché se questi due vanno lì, poi allora qua non va bene questo. Ci dobbiamo mettere tre così, sempre col nulla. Poi un 2 orizzontale con niente. E qui, essendoci il tesoro, in un certo qual modo va fatto. Quindi possiamo mettere una scala così. Ok, perfetto. Allora dobbiamo andare sopra, scendere, andare a sinistra, destra e basta. 5 minuti dovrebbero essere più che sufficienti per portare a termine questo labirinto. Let's go. Allora, vaso. Tanto il tempo me lo blocca quando vedo la mappa. Perfetto. Quindi a sinistra non ci si deve manco andare. Saltiamo. Altro pipistrello. A posto. Vabbè, che coppino ce la prendiamo, tanto qua c'è questo. Bomba. Andiamo velocissimi. Scendiamo e andiamo a sinistra prima. Prima a sinistra sulle scale. Potevo anche evitarmeli quelli. Oh, ho saltato giusto in tempo. Ah, questo è quello infame che ogni volta mi beccano. Ecco qua, lo sapevo io. Ho saltato, cioè, mi è cascato nel magma proprio da pessimo. Che manca? Ah, il tasto, giustamente. Beccati qua. Allora, bossettino. Questo che faceva? Caricava e rimaneva appeso al muro. Ah, devo attaccarlo da dietro. Ok. No. Maledizione. Ma no. Si può parare? Cosa?
Cioè, se ti pari ti spara all'inizio. Ma ci rendiamo conto? Non ci posso credere, sto rischiando pesantemente di fallire. Sto rischiando pesantemente di fallire. Se ti pari ti spara in fondo. Non ci si può credere. Via di qui. Non posso fallire. Non posso fallire. Dai, 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 dai. Ah, la vedo durissima questa, perché ho perso veramente troppo, troppissimo tempo. Ho perso troppo tempo. Maledizione, non lo sapevo che parandosi facesse questa cosa. Posso beccarlo anche mentre tira i pugni. E dai. A posto, meno male. Dai, dai, dai. Rapidissimi, proprio rapidissimi. Rapidissimi con questo scrigno. 2 minuti e 18. Non lo so se ci se la può fare con così poco tempo. Sì, una rupia, certo. Certo, via, 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 via di qui. Ah, si può. Allora, dalla mappa. Ocarina. Ocarina. Scendiamo. Si fa sicuramente prima. Torna all'entrata. Ok, adesso. No, ho sbagliato. Non era l'entrata. Andava bene lì. 2 minuti e 9. Non era l'entrata. Non era l'entrata. Maledizione. Maledizione. Ma li devo colpire tutti. Dai, dai, dai. 1 minuto e 45. Come diamine faccio? Maledizione. No, non ce la posso fare, 1 minuto e 30. Qua c'è un altro boss sicuro, mi ci ha messo. No, invece no. Dai, 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 dai. Allora, grande chiave, vediamo un attimo, 1 minuto e 28. Con 1 minuto e 28 devo solo ritornare indietro qui. Chissà, 1 minuto e 25. Dai. Velocissimi, solo un minuto che boss mi ci ha messo, il nulla. Una ciofeca. Quello palla con l'occhio. Palla con l'occhio. Dai. Ci se la può fare, vole. No, questo non lo so se ce la faccio un minuto soltanto. Un minuto. Dai, dai, dai. No, dovevo saltare, me lo sono scordato. Dai, perfetto. Sì. Brividi. 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 Grazie alla tunica proprio. Grazie alla tunica. Mamma mia. Va bene. Ok. Anche se iniziano a venirmi dubbi sul fatto che pure quelli precedenti non dovevo riempire tutto lo spazio. C'è questo dubbio qua. Che siccome in uno dovevo riempire tutti gli spazi, poi mi sono fissato e ho continuato a riempire sempre tutti gli spazi. Una mano da una mano. E il terzo. 3, 4, 5. Rimangono 5. Quindi 3 sono stati fatti, erano questi, quindi rimangono altri per gli ultimi due video, questi altri. E
Questo tutte scale, veramente stranissimi. Va bene, allora direi che ce li teniamo per i successivi due video, così almeno questo non è durato proprio un'esagerazione. E per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, un commento, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.